Martedì è uscito questo video in cui racconto la mia esperienza al Museo Nazionale dell'Informatica che si trova a Bletchley Park. In particolare vi avevo mostrato questo, Elite, gioco degli anni 80 che mi faceva esaltare da bambino. Iniziamo dalle basi. Cos'è Elite? Elite è un videogioco di esplorazione, commercio e combattimenti spaziali in un universo virtuale aperto. Avete capito bene? È paragonabile a un open world prima che gli open world diventassero mainstream. Come giocatore hai un'astronave e devi accumulare ricchezze e prestigio rappresentati dal titolo di Elite. Ti veniva data una nave per sempre che potevi aggiornare e sistemare. In effetti la miglioravi, come si faceva con Gran Turismo. 14 anni dopo. Ripeto, 14 anni dopo. Ma cosa potevi fare all'interno di Elite? Guardiamolo più nel dettaglio. Commerciare, come dicevo poco fa. Potevi acquistare le merci da una base A e rivenderle a una base B. Ed era meglio che ti segnavi i prezzi, perché dovevi vedere quale base vendeva un certo tipo di mercanzia a un prezzo più basso per poi rivenderlo a un prezzo più alto. Poi potevi semplicemente esplorare l'universo e andare a vedere i vari sistemi stellari. Potevi anche combattere, e potevi combattere fondamentalmente per due motivi: o difenderti dai pirati, oppure essere tu stesso un pirata e rubare il carico del malcapitato. Simile a quello che si faceva con le prostitute in GTA 3. Ovviamente dovevi stare attento se sparavi nei pressi di una stazione stellare, perché la polizia mandava le proprie astronavi, le temute Viper, che tendenzialmente ti facevano il culo, soprattutto nelle fasi iniziali del gioco. Poi ovviamente se miglioravi la tua nave ed eri più potente, le potevi, diciamo, sconfiggere. Guadagnavi denaro, miglioravi la nave con diverse cose, tipo armi, scudi, motore che va più veloce, anzi più lontano, non più veloce, e roba di questo tipo. Il gioco prevedeva anche situazioni particolari, seppur assai rare, tipo i Targoid, specie aliena con astronavi ottagonali che te li ritrovavi per caso mentre viaggiavi nell'iperspazio, sì, perché Elite implementa il viaggio stellare mediante l'iperspazio, non come il viaggio a curvatura di Star Trek. E quando ti imbattevi in una delle loro navi, mi riferisco alle navi dei Targoid, di solito eri spacciato. Soprattutto quando lo facevano in gruppo. Ma perché siamo qua oggi? Perché vogliamo vedere la storia di Elite. E quindi, chi ha sviluppato questo gioco? A chi è venuto in mente di fare un gioco di questo tipo negli anni 80? David Braben e Ian Bell erano due studenti britannici dell'Università di Cambridge. Nel 1982 volevano fare un gioco, ma ne volevano fare uno che fosse diverso dagli altri, che non fosse ripetitivo e che invece desse all'utente un'esperienza di gioco diversa, un'esperienza di gioco immersiva. Se avete mai giocato ad Elite, ci sono riusciti, e alla grande. Braben era quello che si concentrò nello sviluppare il motore di gioco e altri aspetti tecnici, mentre Bell si concentrò più sulla logica del gioco e sull'interfaccia utente, praticamente quello che stiamo vedendo qua. E non avevano Git. Lo so che sembra una battuta, ma da quello che ho visto non è una battuta, perché scrissero questo in assembly, cioè tutto il gioco lo fecero in assembly. Assembly del BBC Micro. Tutto il gioco. E come faccio a saperlo? Come faccio a essere così sicuro? Beh, i file sorgenti originali si trovano online e il link lo trovate in descrizione. In teoria si dovrebbero trovare sulla pagina originale di uno dei due sviluppatori, ma quella pagina non esiste più, o perlomeno io non l'ho trovata. Ma, come potete immaginare, internet non dimentica mai. E ho trovato un repository su GitHub, cui link lo trovate in descrizione. Quindi, riprendiamo la storia. Dopo due anni di lavoro, questi due lanciarono Elite, come dicevo poco fa, per il BBC Micro.
computer che vi ho mostrato martedì. Perché lo svilupparono? Per passatempo? Per noia? E rispondiamo a questa domanda dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi parliamo di Elite, un gioco spaziale che non solo il tema all'epoca si rivolgeva, guardava al futuro, ma anche gli sviluppatori di questo gioco erano avanti, anche loro guardavano il futuro. Quindi spolliciate questo video perché Elite se lo merita. Se non l'avete ancora fatto, siete ancora in tempo per iscrivervi al canale, per mostrarvi il vostro affetto. E inoltre, se volete supportare il mio canale, il mio lavoro che faccio qua, potete anche offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo trovate sempre qui sotto in descrizione. E adesso andiamo a vedere perché questi due si misero a sviluppare un gioco come Elite. Semplicemente volevano dimostrare che giocare al computer era oltre che un semplice passatempo. Infatti, all'epoca, la maggior parte dei giochi erano arcade con livelli lineari. Faccio un esempio molto blando così ci rendiamo conto. Mario Bros. Non voglio togliere niente al nostro idraulico baffuto. Dico semplicemente che questi titoli puntavano a due obiettivi diversi. Insomma, i nostri due programmatori volevano dimostrare che con poche risorse, intese risorse computazionali, potevi mostrare a schermo un universo sterminato. Il gioco, io l'ho scaricato l'altro giorno, ho scaricato la versione del BBC Micro, la versione compilata è qualcosa come 50k. E come facevano ad avere un universo sterminato in soli 50k? Allora, punto numero uno. La grafica era quella che era. Seppur, come dicevo la volta scorsa, martedì, è grafica 3D a tutti gli effetti, tuttavia non c'erano texture e rendering in 4K. Non c'erano suoni della Madonna, ma c'erano solamente i suoni che ti potevi permettere col cicalino che si trovava all'interno di tutti i computer dell'epoca. Poi, punto numero 2, il BBC Micro offriva una risoluzione piuttosto bassa. Seppure Elite non era alta definizione nemmeno per i canoni dell'epoca, in ogni caso avevi un gioco 3D in casa. Infine, loro implementarono un sistema che renderizzasse ogni sistema stellare in maniera procedurale, piuttosto che fare manualmente ciascuno dei mondi. Elite ha avuto un impatto sulla storia di Evito Game enorme. Prima di tutto, la generazione procedurale che vi accennavo poco fa fu una vera e propria pietra miliare. La grafica 3D che Elite offriva, che non è questa che vedete qua, ma è questa che vedete a schermo, la grafica 3D wireframe che offriva era comunque tanta roba, soprattutto se fatta in assembly. Era, se ci pensate, una cosa ai limiti della fantascienza, considerato che ci giocavi alla fin fine su un personal computer a casa tua, con un processore di 2 MHz, 8 bit e appena 32 KB di memoria. E per tutti questi motivi, Elite ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti negli anni. Inoltre, da un punto di vista prettamente imprenditoriale, Elite dimostrò che due studenti britannici potevano competere con le grandi aziende leader nel settore dei videogiochi. Dopo il successo di Elite, uscirono altre versioni per computer. Elite Plus, per esempio, che è questo che vedete qua. Poi c'è stato Frontier Elite 2 e poi Frontier First Encounters. In particolare First Encounters fu il primo che io ho giocato. E poi sono andato indietro. Nel 2014 è uscito Elite Dangerous, ma è meglio che io me ne tiri fuori, perché se lo scarico, ci gioco, poi entro in fissa e non vedreste più un video su questo canale. Sono uscite poi altre versioni tarocche di Elite. Per tarocche non intendo gente che ha provato a imitarlo o a fare giochi simili, intendo che proprio lo hanno preso e lo hanno modificato. Il caso più eclatante è quello di
Angus Duggan, che ha preso il gioco fatto per il BBC Micro, lo ha disassemblato e lo ha moddato. Già, pensateci un attimo, scrivere un gioco di questo tipo in assembly è complicato. Poi, modificarlo dopo averlo disassemblato, senza commenti, senza sapere la logica che ci sta dietro, è una cosa, dal mio punto di vista, allucinante. Come dice questa pagina che vedete qua a schermo, bisogna rispettare questa impresa fatta da Angus. Se da una parte Elite rappresenta un simbolo di innovazione e di pensare al di là dei propri anni, se da una parte Elite è un precursore degli open world moderni, dall'altra parte c'erano i bambini, come me e voi che state guardando questo video, e tutti coloro che hanno giocato ad Elite, che lo porteranno sempre, spero, nel loro cuore per sempre. Fatemi sapere nei commenti quanti pomeriggi avete passato a giocare Elite. Io non lo so, tanti. Ho trovato un sito, tra l'altro, dove sono spiegati bene diversi aspetti interessanti su come Elite fa determinate cose, tipo il codice, proprio parlo dal punto di vista codice. Come per esempio come fa a disegnare le astronavi 3D a schermo, come considerando la posizione della camera, vettori normali, eccetera, eccetera, eccetera. Fatemi sapere se siete interessati a volere un approfondimento, perché io oggi ho finito di parlarvi di Elite. Adesso vado, che ho degli affari da sbrigare a Lave, prima che la pattuglia di Viper mi raggiunga, e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!